Chiusura momentanea per la clinica Malzoni di Avellino. Il clamoroso provvedimento è stato preso con ordinanza dal comune di Avellino e dispone la sospensione delle attività per 2 mesi. Il motivo, secondo quanto sottolineato dalla ASL, sta nella mancanza di requisiti di accreditabilità al sistema sanitario nazionale. Il comune di Avellino nel frattempo ha deciso che la clinica dovrà essere chiusa, non disponendo dei requisiti necessari allo svolgimento dell'assistenza. L'azienda ha già annunciato il ricorso al TAR. In collegamento telefonico da Avellino, Stefano Caruso, responsabile UGL Sanità, e Costantino Vassiliadis, segretario provinciale, che spiegheranno i dettagli di questa vicenda, ma soprattutto lanceranno un appello alle istituzioni. Non lasciamo da soli i lavoratori. Il sindaco ha dato questa sospensione delle attività in base a una delibera dell'ASL e anche su pressioni dell'ASL, non avendo questi requisiti per l'accreditamento definitivo, demandava tutto in mano alla regione e il comune doveva prendere provvedimenti. E quindi, secondo il sindaco di Avellino, è un atto dovuto. L'azienda ha fatto ricorso al TAR di Salerno. Poi praticamente c'è stato, noi come sindacato da oggi abbiamo chiesto un tavolo permanente dove ci susseguiranno una serie di incontri, già ne abbiamo fatto uno stamattina alle 10.30 dove l'azienda ci ha comunicato che comunque continuerà si continuerà a lavorare fino allo smaltimento dei pazienti, che attualmente ci stanno 110 pazienti ricoverati, e si spera che in questo lasso di tempo arrivi la sospensiva del TAR. Da oggi nuovi ricoveri non se ne possono accettare, però si può lavorare con i pazienti già presenti nella struttura. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è quello della tutela di oltre 300 dipendenti che vivono questa condizione che gli è caduta addosso in pochi giorni, che oltre a quello del posto di lavoro, chiaramente che la situazione è più importante da risolvere, poi si aggiunge anche quello degli stipendi arretrati, perché l'ASL non paga le spettanze alla Malzoni. Ma noi in contesto generale dobbiamo tutelare da un punto di vista anche della sanità questa linea, perché è un fiore all'occhiello della nostra provincia, non solo, che rischia di chiudere probabilmente perché c'è un muro contro muro tra l'ASL e la stessa Malzoni. Quindi noi auspichiamo che questo confronto possa riprendere in prefettura sul tavolo permanente che noi abbiamo chiesto, così da far stare tranquilli tanti lavoratori che oggi vivono in una condizione di difficoltà. E c'è da ricordare che in questi lavoratori c'è anche un gruppo abbastanza sostanzioso di lavoratori che non sono dipendenti della Malzoni direttamente, ma fanno parte delle agenzie interinali che però lavorano per questa azienda da diversi anni.